Bentornati su Geek Family Official! Oggi niente giochi o fumetti, vi parlerò di un libro! Loki, il giovane dio dell'inganno, anche se non credo proprio gli piacerebbe essere presentato così. Il libro di Mackenzie Lee è edito da Mondadori e graficamente mi ha subito attratto con questo look così verde che rimanda al protagonista del libro. Il mio personaggio preferito è proprio lui, Loki. Non il Loki malvagio e conquistatore che ho visto nei film, ma è quasi un ragazzo che non sa bene cosa fare e che passa le sue giornate diviso fra gli allenamenti per lui inutili per trasformarsi in un guerriero e il costante tentativo di nascondere i suoi immensi, quanto selvaggi, poteri magici. Nel libro apprendiamo come Loki abbia sempre cercato di compiacere il padrino e diventare così suo successore, ma ad Asgard i maghi non sono ben visti e per guidare un esercito si tende a preferire un muscoloso guerriero a un mingherlino che fa apparire cose puff da nulla e o usa forze invisibili. Dopo essere rimasto coinvolto nella distruzione di uno dei più grandi tesori magici di Asgard, fatto esiliare la sua migliore e unica amica e essere apparso in una visione alla testa di un esercito di non morti pronto a marciare contro Asgard, non è che le cose siano poco e tanto migliorate. Decide allora di mettersi in mostra durante una missione diplomatica per recuperare i punti agli occhi di suo padre, ma il piano non va proprio come dovrebbe andare e viene punito da Nino che lo manda in missione su un altro pianeta, di fatto esiliandolo da Asgard. Come dite? Quale pianeta? Ma su Midgard, è ovvio! Meglio conosciuto da noi come pianeta Terra. Loki si ritrova nella Londra del XIX secolo, con tutto il suo sporco trambusto, ad indagare su dei delitti misteriosi che hanno a che fare con la magia. Durante le sue avventure sulla Terra incontrerà una sua vecchia conoscenza e... Basta, ci fermiamo qui, altrimenti sarebbe un super spoiler. Devo dire che nei film della Marvel mi era sempre piaciuto parecchio anche Thor, ma vederlo dal punto di vista di Loki me l'ha reso un po' antipatico. Mi è sembrato anche parecchio dontolone. Loki, il giovane dio dell'inganno, mi è piaciuto tantissimo e l'ho letto tutto in pochi giorni, immergendomi nella storia e immaginando i personaggi con la voce che hanno nei film della Marvel. Ed è stato davvero molto coinvolgente. È davvero diventato uno dei miei libri preferiti. Molto bello. Se volete saperne di più o avete delle domande, sparatecele pure sotto nei commenti o scriveteci. Saremo felici di rispondervi. Ciao da Gaia e al prossimo video! Ciao!